Grazie signore. Eccoci, siamo tornati per scoprire in questa seconda parte un mogol meno conosciuto. E quale palcoscenico migliore di questa serata per permettere l'incontro da due grandi autori, Gino Paoli e Giulio Mogol. Grazie per essere qui con noi, il tuo grande amico Mogol. Artisti della parola che avevano in comune un grande amico che era Luigi Tenco, che è un punto di unione, no? Forte. Tu hai scritto 3 canzoni per Tenco. Io ricordo importante con Luigi perché volevo convincerlo a non partecipare a Sanremo, tu non lo sai. Cioè proprio tu che scrivevi... Io avevo 3 canzoni a Sanremo e volevo convincere lui a non partecipare. Perché lui cosa voleva cantare? Lui era venuto da me e mi aveva fatto ascoltare una canzone. E io ho detto, ma non hai scritto il testo? Dice, sì, però tu sei, se la fai tu, viene meglio. Ho detto, fammi ascoltare il testo. E lui cantò, ciao amore, mi cantò. E io dissi, va bene così. Se vuoi andare a Sanremo va bene così, però io, se fossi in te, non ci andrei. Siamo andati a Roma, perché lui poi era passato all'RCA, e tornando da Roma, non c'era l'autostrada del sole, noi ci siamo fermati a dormire in una pensione, c'era solo una camera, 2 letti, e ha spento la luce, che eravamo stanchi, e abbiamo cominciato a parlare al buio, e io sostenevo che lui non doveva andare quell'anno a Sanremo. Non doveva, perché secondo me non era il cantante da Sanremo. Cioè era troppo nobile la aveva sua... Aveva un suo mondo che secondo me, questa era la mia convinzione. Ma lui perché? Perché sapeva che comunque lui mi diceva che importante può lanciarlo in un altro sistema. Sì, perché Celentano vendeva tantissimi dischi, mi diceva questa cosa allora. Mi diceva questa cosa. Era così, poteva essere. Cioè, lì... Era infantile, era molto infantile, era insicuro. E quindi, cioè lui aveva delle convinzioni ma... era molto infantile, per cui è chiaro che non era adatto andare a Sanremo, questo è vero. Luigi era una persona divertente, spiritosa, con senso dell'humor, eccetera, però era in qualche maniera fragile da un altro punto di vista. Sì. Perché io mi ricordo. Ecco, scusami, ma tu non hai voluto... mi ricordo che io quell'anno lì avevo 3 canzoni a Sanremo e non sono andato proprio per dimostrargli che ero contrario alla sua partecipazione. E attraversando il soggiorno di mia mamma, perché ero andato a casa di mia mamma, cioè aveva la televisione in alto, e sono passato e ho visto Luigi che cantava con una maschera drammatica, cantava questa canzone, no, che non era drammatica, e veramente sembrava andasse controcorrente. Ho avuto come una fitta, proprio un dispiacere. Cioè era proprio trasfigurato, secondo quanto sì. dici tu. Però sì. Non era normale. No. Non era proprio normale in quel momento. Non era normale, non era. Io ho sempre avuto una sensazione, a proposito proprio di questa canzone, ciao amore ciao, cioè che fosse già scritta in quelle sue parole, ci fosse proprio questa fragilità, questo desiderio sì. di porre fine alla sua vita. Sono... Io però vi chiedo una cortesia, ecco, prima di dirvi sì o no, vorrei farvi ascoltare alcune parole che io mi sono segnato e sono molto forti. Posso sbagliarmi, lo ripeto, ma c'era già il seme della sua fragilità, secondo me, in quelle parole. Possiamo creare la situazione, ascoltiamola, attenzione, chiedo molta attenzione. Guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. Ciao amore, 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 ciao amore
mondo e poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci sentirsi nessuno saltare cent'anni in un giorno solo dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capisci niente aver voglia di tornare da te. D'amore, già amore, già amore. Giulio, vuoi sapere il mio parere? Lo ripeto, io posso sbagliarmi, però da sempre, da quando ascolto questa canzone, secondo me in due o tre passaggi posso dirti sento il mio una parere? Cosa. Sì. Allora, io credo che lui abbia voluto fare una canzone per Sanremo, ossia lui era un grande autore, era, avete sentito, e secondo me lui in quell'occasione ha voluto cercare di fare una canzone per Sanremo, questo è... Che infatti poi il testo non era questo. Non era suo? No, non era questo. Non era questo il testo che aveva scritto inizialmente, allora. Era un altro. Ecco, ma quelle parole comunque, tipo andare comunque, via un bel giorno, non sono d'accordo basta. Sulla loro sulla sua tesi, perché quando io mi sono sparato, Luigi era fuori dal coso che diceva no, queste cose non si devono fare, questa cosa, e piangeva. Per cui, perché lui non lo voleva fare, non voleva che io lo facessi, quindi se pensa se lui aveva voglia di farlo. Cioè no, secondo lui è una cosa fuori da qualsiasi... No, io dicevo solamente che la canzone che lui ha scritto è una canzone, secondo me, che per lui Sanremo. Ha scritto per Sanremo. Questo quindi, dicendo, ma infatti le parole dicendo. Non sono queste quelle che aveva scritto inizialmente, era un altro. Vabbè, comunque... Il mio parere è che non era una canzone di Luigi Tenco, una canzone della sua capacità, del suo livello. Ha fatto una canzone per entrare in un discorso commerciale, infatti me lo diceva. Quindi però che, diceva le canzoni quello, di commerciali quello fanno che più dicevo successo, prima, che noi, me l'ha detto a me. Quindi no, appunto, ma io mi sono permesso di chiedervelo, perché non solo siete autori e date un senso alle vostre parole, per uno come me che è profano, eravate anche amici, quindi sapete le sfumature di questa cosa. Adesso lui mi dice non l'avevo scritto, non l'aveva scritto così, vuol dire che l'ha cambiata per Sanremo. Io questa storia l'ho vissuta proprio quella notte, perché gli ho parlato. Io mi ricordo che quando poi siamo andati al suo funerale, lui, ti ricordi, c'erano quante persone state? 10 persone in un paese di montagna, in tutti, oltre a me e a Gino, ci sono state 8-9 persone. Quindi una cosa che è stata veramente una cosa dolorosissima, questa perché fine. Perché non c'era nessuno? Senza motivo, sembra quasi una cosa, una storia senza senso. Senza nessuno senso. Di noi ci credeva, prima di tutto, e secondo una gestualità come quella di ammazzarsi così, era fuori dalle corde di Luigi. Luigi era una persona allegra, non era una persona depressa, eccetera. Quella era la leggenda. Ma perché allora? Ma perché era cotto in quel momento, cioè ha avuto un momento in cui non era neanche lui. Ma per Dalida? Per Dalida? No, per Dalida. No, io sono convinto di una cosa molto abbastanza semplice, che lui abbia fatto una boutade davanti a Dalida. E che poi abbiano aggiustato la cosa in modo che... No, perché ci sono tante cose che non tornavano. Le indagini vengono fatte in modo molto frettoloso. Non tornavano perché qualcuno, che poi era il marito di Dalida, ha cercato di fare in modo che non fosse coinvolta in questa cosa Dalida, appunto. Però se io posso fare un'illazione, conoscendo Luigi, che abbia fatto una buttata così, adesso mi sparo e lei era lì, allora, questo può essere possibile, però sono tante cose che si possono dire e poi non ce n'è una che puoi verificare, quindi è inutile stare a parlarne. L'unica cosa reale è che Luigi non era un ragazzo depresso, uno che avesse delle idee suicide, cose del genere. Assolutamente, era un ragazzo, eravamo tutti dei casinisti, ci divertivamo a fare scherzi,
ci raccontavano le barzellette come tutti i ragazzi di quell'età lì. Quindi la leggenda di Luigi così triste, cupo, non è vero, un accidente, insomma, visto che io poi ci ho vissuto insieme una decina d'anni, quindi lo saprò. Gino, hai detto prima, diceva Gugol, che questa sera fai qualcosa che è difficile sentirti fare, cioè una canzone che lui, Gugol, aveva scritto per Tenco. Sì, un gesto bellissimo che lui sta facendo. Io che, a differenza dall'inizio, che sostenevo Gino Paoli, ma però non ero convinto del suo modo di cantare, non come autore, non ero proprio per convinto. Oggi lo ritengo un grandissimo interprete. Gino Paoli, se stasera sono qui al pianoforte da Danilo Rea. Perché ti voglio bene.